Muggine, sugherello, rombo, totano e tanti altri pesci buoni che fanno bene alla salute, costano poco, ma sono dimenticati. Proprio per questo ritorna per il terzo anno il progetto Pesce Dimenticato, Mens Sana in Corpore Sano, sostenuto dalla Regione Toscana e nato per valorizzare e promuovere il consumo del pesce del nostro mare. Dopo i ristoranti e le scuole alberghiere, quest'anno il pesce sarà utilizzato nelle mense scolastiche e in quelle della Caritas, dove verrà servito il pescato invenduto di alcune cooperative di pesca toscane. In modo che il prodotto assuma, oltre alla valenza di tipo come progetto, almeno di tipo economico e ambientale, infatti si tratta di recuperare dei prodotti che non verrebbero, altrimenti verrebbero buttati in mare, di farlo nei confronti del sociale, perché lo mettiamo a disposizione delle persone più bisognose, in modo tale che quello che non viene venduto viene da loro, o anche viene pescato in surplus rispetto alle esigenze del mercato, viene messo a loro disposizione. Abbiamo la possibilità di fornire pesce fresco alle mense, pesce non solo italiano ma toscano, dell'arcipelago toscano, e possiamo anche andare a salvaguardare di più il nostro mare. Quindi queste sono specie che spesso vengono rigettate perché è difficile commercializzarle, facendole conoscere e proponendole noi speriamo che poi potranno essere apprezzate e quindi richieste anche dai consumatori. Il progetto è promosso da Union Camere Toscana, Lega Coop Pesca, Unicoop e due cooperative di pescatori, la Mare Nostrum di Viareggio e la Livornese Aplisia. La promozione del pesce dimenticato contribuisce alla salvaguardia dell'ecosistema, sostiene l'economia del mare in Toscana e non per ultimo il portafogli.